Desidero raccontarvi oggi la storia di una coraggiosa staffetta partigiana della nostra provincia. Noris Guizzo, nome di battaglia, Carmen. Noris era nata nel 1918 a Selva del Montello. La sua famiglia era numerosa, 8 figli in giovane età, il padre Antonio che faceva il macellaio, la madre Adele che gestiva un'osteria in paese, rivendendo anche del pane e delle stoffe. Tutto sommato una vita sufficientemente dignitosa. Tuttavia il padre Antonio morì giovane e a quel punto la vedova dovette chiudere tutte le attività e girare su un carretto andando nei mercati dei paesi circostanti per vendere delle stoffe in modo da sopravvivere. Noris, che era ragazzina, dovette smettere di andare a scuola per aiutare la famiglia e quindi, quando completò il ciclo delle elementari, fatta la quinta elementare, appena possibile fu mandata a fare la domestica in famiglie abbienti di Treviso e quello divenne il suo mestiere. Lo fece per anni. Nel 1940, a 22 anni, si trasferì a Torino, come domestica sempre, a Torino perché lì era andata a vivere la sorella maggiore dopo il matrimonio. E tutto sarebbe continuato in una direzione unica, in una direzione tranquilla, se non fosse intervenuto una data spartiacque per la vita del paese, l'8 settembre 1943. Noris prese coscienza del fatto che i tedeschi stavano invadendo il paese, vide che i fascisti erano rinati sotto un nuovo aspetto, quello della Repubblica Sociale Italiana, e capì che non poteva fare a meno di partecipare a quella che era la lotta contro il nazifascismo. Si unì pertanto a una brigata piemontese, la Brigata Matteotti, di idee socialiste, come socialiste erano state le idee di suo padre, e cominciò a fare la staffetta in Piemonte e in Valle d'Aosta per tutto l'inverno 43-44. Le intemperie e il gelo le causarono una polmonite che la costrinse a ricoverarsi nell'ospedale di Torino. Una volta guarita per la convalescenza, tornò a casa dalla famiglia a Selva del Montello. Però, con la primavera appena guarita, si unì un'altra volta ai partigiani, stavolta a quelli locali, ed entrò in una delle più note brigate partigiane della zona, la brigata Mazzini, e in considerazione della sua esperienza maturata come staffetta in Piemonte, divenne la segretaria di fiducia di uno dei comandanti della brigata Mazzini, Francesco Sabatucci, detto Cirillo. Carmen cominciò con la sua bicicletta a mantenere i contatti tra la montagna e i CLN rispettivamente di Treviso e di Padova. Immaginatevi un triangolo di 60 km per lato che lei percorreva instancabilmente, portando notizie, portando ordini, soprattutto, ripeto, mantenendo i contatti tra i comandi. Ebbene, la novità a questa situazione, novità tragica e drammatica, avvenne il 15 di luglio del 1944, quando i tedeschi invasero il quartier del Piave. Immaginatevi le case che venivano mandate in fiamme a centinaia, soprattutto a Pieve di Soligo, la gente che fuggiva disperata, lasciando tutto ciò che aveva pur di salvare la vita, le donne violentate, gli uomini impiccati. I partigiani, Brigata Mazzini e Brigata Tollotte, cercarono di arginare quell'avanzata con dei furiosi scontri a Soligo e Solighetto. Carmen non esitò in quel momento a impugnare a sua volta il fucile e a combattere assieme ai suoi compagni contro i tedeschi e rimase addirittura ferita da entrambe le gambe dalle schegge di una bomba germanica. Il resto è noto, seguì il rastrellamento del Cansiglio, il rastrellamento del Grappa e a fine settembre la compagine resistenziale veneta era stata sconfitta. Sconfitta, ma non esitò a riprendersi non appena le truppe nemiche si allontanarono dal territorio e cominciarono un'altra volta a risalire in montagna, a riorganizzarsi. Carmen riprese la sua attività partigiana e stavolta si indirizzò in particolare, a parte quello che si diceva prima, si indirizzò in particolare al centro di informazioni garibaldino che funzionava nel cuore di Treviso fin dal dicembre del 1943.
inviato il Pada sotto la copertura dell'attività commerciale della vetreria Maffioli. E lì lei andava perché aveva occasione di incontrare i comandanti garibaldini, aveva occasione di portare delle notizie o ricevere degli ordini. Ebbene, nel corso di una missione di questo genere, ai primi di novembre, prima di ripartire verso altre mete, si fermò in un bar di Treviso per bere qualche cosa. E in quel bar incontrò un giovane che aveva conosciuto in montagna, un partigiano come lei. Chiacchierarono insieme, uscirono insieme dal bar, ma percorsi pochi metri, giunti in un luogo fuori vista, quell'uomo estrasse la pistola, gliela puntò contro e la dichiarò in arresto, informandola che era passato con le Brigate Nere. Per Carmen fu l'inizio di un incubo, fu portata in federazione, dove la torturarono con interrogatori senza sosta per ore. Lei era febbricitante. Le spararono dei colpi di pistola tra i capelli. La misero contro un muro simulando una fucilazione. Soprattutto le applicarono una catenella sulla fronte, una catenella chiamata corona di spine, e stringendola con una leva le fecero scricchiolare il cranio fino a farla svenire. Tuttavia non riuscirono mai a farla parlare. Al massimo faceva qualche ammissione, dicendo delle cose che però sapeva che i fascisti conoscevano già. Quindi, in buona sostanza, non fu di alcuna utilità. Stanchi di insistere con lei, i fascisti la rimisero in carcere e la lasciarono lì per qualche tempo. E lei cominciò a sperare di cavarsela. Purtroppo, però, nel gennaio del 1945 fu trasferita da Treviso a Padova e fu messa nelle mani di una delle più feroci bande fasciste dell'epoca, la Banda Carità, dove fu interrogata di nuovo, seviziata di nuovo, ma torturata in maniera indicibile. Le versarono dell'olio bollente sul ventre e le inserirono nel corpo un ferro rovente, senza però piegarla mai, perché la ragazza coraggiosamente non fece alcuna rivelazione. Riportata in fin di vita in federazione a Treviso, dapprima fu lasciata lì come uno straccio, poi il vice federale Bruno Andolfato si impietosì di lei e la fece curare dal suo medico privato. E una volta che riacquistò la salute, i fascisti, non sapendo più che fare di lei, la mandarono a fare da sguattera nella casa di un ufficiale delle Brigate Nere. La vollero così umiliare, però non riuscirono a domarla perché lei fece l'unica cosa che poteva fare. Circondata dai fascisti, non poteva fare altro che ascoltare quello che dicevano, raccogliere le loro confidenze, sentire soprattutto quelli che erano gli squadristi che ritornavano dalle azioni, venivano a fare rapporto e vedendo quella bella ragazza si facevano belli davanti a lei. In buona sostanza, quando finalmente ci fu l'insurrezione partigiana alla quale Carmen partecipò in prima persona, fuggendo dalla casa in cui era prigioniera, quando la città fu liberata e cominciarono i processi ai fascisti che si erano resi responsabili di collaborazionismo con i tedeschi e di crimini di guerra, lei puntualmente fu presente per portare a termine il proprio dovere, il proprio senso civico, testimoniando contro di loro, testimoniando contro le Brigate Nere che affermavano ai giudici di nulla avere fatto, inchiodandoli sistematicamente con le sue testimonianze alle loro responsabilità. Finita questa situazione, pensò a se stessa. Partì per l'Argentina, emigrò in Argentina assieme al fidanzato e al fratello Luigi. Andarono a Buenos Aires, impiantarono una piccola attività commerciale che permetteva loro di vivere dignitosamente e lei si prese un buono spazio all'interno della comunità italiana di Buenos Aires per la sua simpatia e la sua giovialità, ma dentro di sé covava un tarlo, il tarlo del dolore. Da una parte non poteva dare figli al suo sposo, dall'altra continuava ad avere dei terribili mali di testa ricorrenti dovuti a quella maledetta catenella che le avevano stretto alla testa. E piano piano si isolò da tutti, lasciò il marito, lasciò gli amici, andò a vivere da sola in un appartamentino di Buenos Aires, dove il 4 novembre 1967 fu trovata morta sul divano con un tubetto di tranquillanti vuoto accanto. E così, a 49 anni, morì Carmen, lei che aveva affrontato impavida i pericoli della vita di staffetta partigiana.
che aveva combattuto materialmente contro i tedeschi, che aveva sopportato e superato, affrontato con coraggio le torture inflitte dalle Brigate Nere e dalla Banda Carità, non aveva saputo resistere al peso dei ricordi che gli si affollavano nella mente e che non le permettevano di vivere la vita serena alla quale aveva diritto. Una fotografia. Un gruppo di persone riunite. Sono mediamente giovani. Una composizione che tende a convergere verso il centro. Possiamo supporre che tra loro intercorrano rapporti di parentela. Probabilmente abbiamo coppie di fidanzati, forse fratelli e sorelle, un padre con una figlia, sembra che lui la tenga sulle ginocchia. E ancora conoscenti, amici. Alcuni volti emergono di più, altri rimangono nella penombra. Al centro, in segno di rispetto, è seduta la figura più anziana. In alto troviamo un motivo decorativo, una sorta di cartello semicircolare che fa da cornice al gruppo. Vi compare un tricolore, che presupponiamo italiano anche se è in bianco e nero, l'anno 1953 e una scritta. Viva l'Italia felice. Felice. Questa formula, oggi abbastanza inusuale, diremmo buon anno, ci rimanda a un auspicio, ci riporta in un clima di forte positività, di fiducia verso il futuro, il paese, la società a venire, un clima di speranza. È probabile che chi è uscito dalla guerra in tempi recenti, neanche 10 anni sono passati, se la porti dietro da allora, un'eco di speranza che rimane. Se desideriamo spostare il centro della composizione, dalla signora anziana, attorno alla quale tutta la fotografia pare convergere, leggermente più in alto, troviamo il volto di una donna, giovane. La chiamano Carmen. Di lei noi conosciamo le deposizioni rese al primo processo della Corte straordinaria di Assise, nell'ambito dei processi istituiti nel dopoguerra a carico di italiani accusati di collaborare con il tedesco invasore. Troviamo alcuni stralci delle deposizioni di Carmen su un quotidiano Rinascita del 9 giugno del 1945. Le persone che hanno frequentato Carmen in Argentina riferiscono di non essere mai state messe al corrente delle vicissitudini accorse a Noris Guizzo in tempo di guerra. Anzi, ignoravano persino che un tempo avesse avuto un altro nome, Noris Guizzo appunto. L'hanno sempre chiamata Carmen, il suo nome di battaglia. Alla fine di dicembre Carmen, con l'aiuto di un custode, fece uscire dalla prigione una lettera destinata al Comitato di Liberazione Nazionale di Treviso, in persona di Piero Dal Pozzo. L'originale di quello scritto, datato 28 dicembre 1944, è tuttora conservato nell'archivio dell'Istresco. Ecco nella lettura. Cari compagni, finalmente posso darvi notizie mie e di tutti gli altri compagni. Lince, Morello, Tarzan e Nina ci hanno traditi vigliaccamente. I compagni Leo e Beccali sono stati fucilati domenica 24-12-44, condannati dal tribunale militare e di questo il responsabile è Lince, che per risentimenti personali li ha accusati innocentemente. I compagni Marco, Giusi, Cloridano e Orlando da circa 15 giorni sono stati inviati a Venezia e da allora non ho saputo più niente, malgrado la mia insistenza continua nel chiedere la loro fine. Max pure è un traditore ed è già stato incorporato nella lurida Brigata Nera. I compagni Falce e Candida, che erano stati pure presi con altri uomini e tutte le armi, si sono fatti mettere in divisa e si sono imbottiti di munizioni e sono scappati ancora in montagna. A noi bastano pochi, ma buoni e fidati. Io sono già 40 giorni di prigionia
Ed è indescrivibile quello che ho passato, torturata a sangue, ma ho sempre negato. E ormai ero convinta di morire, quando una sera fui chiamata all'ufficio politico, alla presenza di Lince e altri quattro di quei briganti e carnefici. Incomincia il mio sesto interrogatorio. Io continuo a mentire e Lince insiste a forza per farmi parlare. Solo lei conosce quella gente. All'infuori di Carmen nessuno può consegnare il comitato. Io morivo dall'angoscia di trovarmi per la prima volta di fronte a un compagno capace di tanto. Mi vengono messe le catene in testa, ciò che nessun essere umano le può sopportare, e io continuavo a dire: fucilatemi, non so niente. Non impietositi, ma stanchi di torturarmi. Erano già le 3 del mattino e l'interrogatorio era iniziato alle ore 10 della sera. Così finì, che per 3 giorni mi lasciarono in pace, finché la febbre mi saliva da 39 a 40. Max ha fatto il nome di Piero, Alga, Nino e Giraldi. Io, costretta a confessare di averli visti, ma non sapevo chi erano, giù battistero, con la speranza che una volta logorata ed esausta mi decidessi a parlare. Ora sarò processata definitivamente. Io spero di cavarmela, o con le carceri, o in Germania. Ovunque sia, sono e sarò sempre una compagna. Quello che mi raccomando, soprattutto prudenza, questura, brigata nera, guardia nazionale repubblicana, tutti sono sulle vostre tracce, via da Treviso, e possibilmente non fatevi conoscere da nessuno. Non appena avrò conferma e sicura notizia dei compagni Marco, Gori, Cloridano e Orlando, vi farò una relazione immediata. Vi comunico che la federazione e la brigata nera verrà trasferita in Ponzano Veneto entro pochi giorni, salvo complicazioni. Fidatevi molto relativamente del dottor Martina. Io, fino a quando sono qui, lo controllerò. Desidererei che Cirillo sapesse quanto sopra. Cirillo è a Padova. Fate il possibile per rintracciarlo. Il compagno Fiacca ha avuto un combattimento in casa propria con altri compagni. Lui è rimasto vittima, ma gli altri si sono salvati. Qui ci sono 7 nostri compagni della zona di Conegliano, 4 della Mazzini e 3 della Tollot. Cui devo pensare io. Non mangiano a causa del trasloco della brigata. Vi prego di farmi avere un po' di denaro, non so più come fare. Saluti cari a tutti, sempre compagna. Carmen. Saluti a Cirillo. Ovunque sia, sono e sarò sempre una compagna. È sintetizzato in questa affermazione il messaggio di Carmen. Tutto il resto, e non è detto con intenzione riduttiva, è una serie di informazioni a favore di chi fuori rischiava la vita, dei 7 partigiani in carcere, lontani da casa, cui doveva provvedere perché non avevano di che sfamarsi, di Cirillo e dei compagni della brigata affinché stessero tranquilli, poiché lei non aveva parlato e non le stava andando neanche troppo male, aveva sopportato l'indicibile, rischiava il carcere o la Germania, ma era viva. In questa frase, semplice e piana, sono racchiuse soprattutto l'essenza e la ricchezza della giovane che riuscì a non rinnegare se stessa né la propria umanità in un contesto nel quale di umano vi era ben poco. Nessuna rinuncia, infatti, alla coerenza, alla fragilità, niente. Nessuna rinuncia alla dignità, al coraggio, all'abnegazione. Nessuna rinuncia alla generosità. Ma soprattutto, nessun protagonismo.